Il clima sarebbe disteso e costruttivo e condiviso da entrambi i partiti, dicono. Conte torna anche sull'appello lanciato da Beppe Grillo sul suo blog. Basta pensare a poltrone e punti di programma, ha scritto ai suoi, definendolo condivisibile. In quella carrellata fantastica ha disegnato il futuro e ci invita a guardare in avanti. È un'impostazione molto bella. L'elogio di Conte a Grillo, che Grillo lo aveva definito, appunto Conte, un elevato. Quindi Conte adesso vede Grillo come il suo mentore, la sua guida spirituale. Sul punto è intervenuto successivamente su via Twitter anche Dario Franceschini, tra i candidati del Totoministri nel nuovo governo. Per una volta Beppe Grillo è stato convincente. Una sfida così importante per il futuro di tutti noi si blocca per un problema di posti. Serve generosità. Per uscire ad andare avanti, allora cominciamo a eliminare entrambi i posti da vice premier, poltrona che poteva essere occupata proprio da lui. Apprezza il segretario del PD Nicola Zingaretti, un altro contributo del PD per sbloccare la situazione e aiutare il governo a decollare, commenta. Quindi Zingaretti dice via i due vice premier. Però adesso Zingaretti e il PD stanno cercando di offuscare, di mettere un angolo Luigi Di Maio, ma non hanno capito che è lui, Di Maio, ad avere in mano la decisione finale sul da farsi o non farsi di questo governo. Quindi Zingaretti ieri ha detto: ma io con chi devo parlare, con Di Maio o con Conte? Cercando di sentire un Conte che gli dicesse: no, devi parlare con me, che io sono la massima autorità di governo. Quindi, però Conte non lo ha detto. Adesso stanno cercando di intrappolare Di Maio, cercando di togliergli la vicepresidenza del Consiglio, in modo da fare un governo dove solo Conte decide e i ministri, dove vogliono togliere anche i ministri a Di Maio. Però questa decisione unilaterale di Zingaretti e Franceschini, togliamo i vicepresidenti del Consiglio o il vicepresidente del Consiglio, stanno dicendo togliamo il posto da vicepresidente a Di Maio. Voi sapete che Di Maio vuole quel posto non per pavoneggiarsi o per la poltrona, ma per darsi un tono, cercare di far capire al PD, che si sente superiore intellettualmente e moralmente a qualunque partito, non d'Italia ma del mondo. Lui con quello vuole riaffermare la sua presenza, il suo ruolo politico e la sua importanza al pari in un governo col PD. Ma il PD aveva proprio cominciato dalle prime ore cercando di sopraffare i 5 Stelle per fare un governo PD. Non ci sono riusciti, lo stanno cercando di fare sottobanco, muovendo piano piano, piano piano la sabbia, l'acqua. E così stanno cercando di togliere sotto i piedi il terreno a Di Maio. Di Maio non ha ancora parlato, anche perché Beppe Grillo, che adesso si sente più di un elevato, sta continuando a remare contro Di Maio e vuole assolutamente un accordo col PD a tutti i costi. Quindi Zingaretti e Franceschini fanno l'occhiolino a Grillo, perché Grillo vuole imporre le sue idee a Luigi Di Maio, che è il capo politico. Io darei un consiglio a Luigi Di Maio: lascia perdere Grillo, lascia perdere tutti, decidi tu, lascia perdere anche Conte, tu l'hai voluto ma puoi anche non volerlo più, lascia perdere tutti e decidi tu come ha deciso Salvini. Salvini aveva deciso in autonomia di staccare la spina e andare alle elezioni. Andata male perché si sono alleati i due partiti per impedirgli di andare a votare, per impedire al popolo italiano di andare a votare. Adesso che sei col PD in questo pantano, perché ti sei accorto ancora prima di cominciare in che pantano ti sei messo, Di Maio, non ascoltare più Grillo, lascialo perdere, sei tu il capo politico del partito, movimento. Chiamatelo movimento, ma è un partito. Ufficialmente è un partito. È inutile che continuate a dire è un movimento. Si chiama movimento, chiamatelo, ma è un partito politico. Chiaro? Quindi, caro Di Maio, prendi in mano la situazione e decidi quello che è il bene per il partito e tuo come politico. Lascia perdere queste sirene che da giorni cercano di accerchiarti e di tirarti giù. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.